adesso andiamo ad utilizzarli. Voglio proteggere un certo circuito che contiene un convertitore contro i contatti diretti. La 64.8 mi dà varie opzioni. Noi sostanzialmente adesso insieme andiamo ad indagare per quella che interessa in questo caso, l'interruzione automatica dell'alimentazione. Certo è che la classe 2 vale sempre, certo è che tutti gli altri valgono sempre, magari difficili da realizzare, magari costosi, ma funzionano sempre. Per cui noi parliamo solo di protezione contro i contatti diretti con interruzione automatica dell'alimentazione. Dobbiamo distinguere in funzione del tipo di sistema. Cominciamo con il sistema di prescrizioni normative che tutti conosciamo, sostanzialmente, pur espresse in termini diversi, attualmente prevedono che ci sia un differenziale obbligatoriamente, se c'è una stia, venga rispettata la classica disegno tra la tensione di contatto al valore, diciamo, normale di 50 volt piuttosto che 25 nelle altre condizioni. Per cui il problema in presenza di un convertitore su che cosa si riconduce? Si riconduce nella capacità del mio differenziale di rilevare la corrente di guasto. E così, se sto parlando di un circuito monofase, mettendo insieme gli elementi di prima, dal tipo A in su va tutti bene, nella taglia giusta, nella taratura giusta; su un circuito trifase, dal tipo B in su va tutti bene, cioè non ce ne sono, va bene, sono il tipo B. Se sto parlando di un guasto a valle, la forma d'onda nel monofase è quella, e stessa cosa vale per il trifase, minimo tipo F, che era il minimo in grado di rilevare quella particolare forma d'onda. Attenzione che la prescrizione della 64.8 mi dice di rispettare quella prescrizione facendo riferimento in termini di disequazione all'alternata e poi estendendo ad altri regimi attraverso la scelta di un differenziale che sia in grado di intervenire. Ma la disequazione io ritengo debba essere riferita, leggendo bene, solo all'alternata, che mi garantisce comunque anche nelle altre condizioni. Bene, sistema DN. Allora, arriviamo al nostro sistema ADN, e qui apparentemente la situazione è un poco più complicata. Tutte le masse le devo collegare, come il resto era per i tutti, allo stesso impianto di terra. I dispositivi di protezione possono essere per sovracorrente o differenziale, e devo rispettare con quella disequazione l'impedenza dell'anello di guasto per la corrente che provoca l'interruzione automatica in un tempo di grande minore della tensione nominale verso terra. Per i circuiti terminali protetti per sovracorrente e con corrente nominale di 32 A devo fare riferimento a quella tabellina. Per tutti gli altri casi devo prendere 5 secondi. Se non ci riesco, posso fare il collegamento di potenziale locale verso terra. Quali sono i problemi? Allora, se decido di scegliere la strada della evidentemente devo riuscire a stimare l'impedenza dell'anello di guasto, che può essere un po' un problema, non impossibile, perché abbiamo detto che il contributo a questo anello dato dal convertitore è tutto resistivo. Però può essere difficile conoscere questo valore di resistenza. Se invece sono nel caso di protezione differenziale, tutto ciò non è un problema, perché la norma mi dice fai riferimento a 5 secondi e a 5 IDN, tutti i differenziali, qualsiasi sia la loro tipo e forma d'onda, per 5 IDN sono in grado di intervenire in 5 secondi. Per cui
posso non preoccuparmi della valutazione dell'esperienza dell'anello di guasto. Cercando sempre di riassumere, allora, guasto interno piuttosto che guasto avale, la disequazione è quella, per sovracorrente devo valutare l'impedenza e poi la disequazione, con il caso del differenziale devo stare solo attento che sia un differenziale di tipo correlato con la forma d'onda della corrente di guasto che si stabilirà. Per DNC va ancora tutto bene, tranne che non posso usare il differenziale. Guasto non dà origine a una corrente. Per il monofase e nel trifase assolutamente identico, ma questa non è un'eccezione legata al convertitore, questo vale ovviamente sempre. Da dire perché le prescrizioni normative sono: per primo guasto a terra devo segnalare e posso continuare a funzionare, con il secondo guasto a terra il mio IT o divento TN o divento TT, cioè vado a finire nei casi già detti. E questa è la 64.8. Avevamo detto però che posso avere altre norme di impianto, e cominciamo con le pareti internazionali della nostra 64.8. Se vado sulla IEC corrispondente 6364441, non è identica alla 64.8. Le norme impiantistiche a livello internazionale sono un po' più lasche di quanto non lo siano quelle di prodotto. Le norme di prodotto sono ormai molto, sono identiche in tutto il mondo, quelle degli impianti continuano a garantire la possibilità di fare qualcosa in maniera diversa. Allora, alle possibilità offerte dalla 64.8 aggiunge che il mio convertitore sia in grado, dal 2005 aggiunge la possibilità che il mio convertitore sia in grado lui stesso, esso medesimo, di limitare la tensione entro valore continua per un tempo inferiore a 100. Di corrispondente europeo, anche lui offre questa possibilità che in Italia non c'è, ma cambia i valori di questo. Il problema di queste due, qual è il problema di queste due prescrizioni? Da un certo punto di vista, fantastico, io posso delegare parte della mia protezione ad un oggetto, il convertitore, che lasciamocelo dire, sarà elettronico, cioè per l'elettrico puro qualche cosa di un pochino bizzarro, ma che ha una quota, già gratis, una quota parte di intelligenza che possiamo ben pensare prospetticamente di sfruttare per la nostra protezione. Ma lo dobbiamo fare in modo certo, e le prime due prescrizioni che vedete lì a sinistra sono carenti di un aspetto, ovvero chi e come mi garantisce che il convertitore in modo certo, l'unico che lo può fare è una norma di prodotto, e così effettivamente nel 2017 è uscita una variante della IEC che lascia immutata la prescrizione, ma che mi dice la puoi applicare solo se esiste una norma di prodotto che definisce questa funzionalità e che ne codifica la prova per verificare se è quello che promette.